Abbiamo un ospite in studio, è un ex dirigente della squadra gloriosa del Megà, la squadra di calcio a 11, con noi Massimiliano Scuderi, il quale sarà ospite di una trasmissione in diretta, streaming, il 9 febbraio, a partire dalle ore 15. Il 9 febbraio vorremmo avere le persone per dibattere non soltanto di calcio o di sport, ma soprattutto di strutture sportive che mancano nella città di Augusta. Noi trasmettiamo da Augusta, però possiamo anche allargare i nostri orizzonti. Allora, Massimiliano Scuderi, Massimo, per tutti, Massimo Scuderi è qui per dare un'anticipazione di questa trasmissione che faremo appunto in diretta. Allora, questa città, una città fortemente inquinata, vicino a Priolo, dove però le industrie hanno realizzato, se non altro, un pallone senso statico, giusto? Esatto. Che serve alla città. Mentre noi dalle industrie che cosa abbiamo avuto? L'inquinamento e basta. E basta. I tumori, le malattie. E questo è un dato scontato nel triangolo industriale. Esatto. Augusta, Priolo, Merini, il vertice di questo triangolo è proprio Priolo, anche è proprio la cittadina più a ridosso dell'industria. Mentre noi avremo bisogno di tutto, avremo bisogno per esempio della piscina, perché c'erano molti ragazzi che fanno pallanuoto e sappiamo che invece vanno altrove, o nelle piscine private o addirittura a Siracusa. Giusto? Sì, dottor Caso, urge assolutamente ad Augusta, una cittadella dello sport. Ecco. Che abbia un campo sportivo che neanche chiamare campo, dobbiamo chiamare stadio, cosa che non c'è mai stata ad Augusta. Non c'è mai. È una piscina coperta, anche quella non c'è mai stata. Questi due impianti sono, in questo momento, sono urgentissimi. Quindi la massima è perché non si può fare più sport in questa città, c'è l'inquinamento e c'è quella famosa equazione città più inquinata d'Europa, città meno sportiva forse d'Europa o anche forse del mondo, perché siamo senza impianti sportivi. Ed è inaccettabile tutto ciò. Se io penso, dico, ecco, cittadini, sì, a fare parte di questa trasmissione, no, come diciamo in interazione come protagonisti anch'essi, anche se protagonista, cioè uno solo in questo caso protagonista, ma non facciamo etimologia, tutti possiamo essere coinvolti e coinvolgerci, certo. Anche perché se io penso, stavo per dire questo, una cittadina come dico Dio Bea, senza offesa, per carità di Dio, che all'estrema periferia della provincia di Catania, ai confini con quella di Ragusa, c'è un campo sportivo, non lo vogliamo chiamare stadio perché stadio indica, certo, un grande campo, dimensioni, stadio è una parola, allora il problema è questo. Anni fa in questa cittadina di Rodinobea c'era un campo sportivo con i fari, con le luci, e noi non avevamo neanche io sai che ho girato con la squadra, basta andare in vicino, dico, vai a Scordia, sì, il campo con tribuna coperta e erba sintetica, palazzolo, noto, allora, ci hanno superato tutti. Noi, noi consideravamo questi paesi forse paesi proprio di contadini, paesi, noi ci consideriamo sviluppati, siamo peggio del terzo mondo, perché il terzo mondo in Africa qualche campetto ce l'hanno, noi abbiamo niente. Noi abbiamo la spocchia nella testa, ci ha portato, la busta al naso, avere il nulla. E abbiamo il nulla anche perché chi ci ha amministrato non ha fatto altro che pensare solo a fare le cooperative edilizie o a cementificare tutto, e non ha mai pensato a avere una visione diversa, quindi, come altrove, no? E per i nostri figli che futuro c'è in questa città? Questo è un grande interrogativo. E poi aggiungiamo il campo sportivo, chiamato ancora oggi campo fontana, dovremmo dire ex campo fontana, come dovremmo dire ex piscina da piazza. Il campo sportivo è inquinato dalla labirinto. Questo è colmo, la doppia beffa qual è? La doppia beffa è che non puoi fare sport perché anche il campo è inquinato, però non è stato sanato. Non è stato sanato, non solo, ma c'è un muro di cinta ormai tutto a pezzi pezzi e non si capisce perché non si butta a terra, e si può, volendo, basterebbe poco, anche chiedere all'industria, per esempio, di bonificare e fare una bella grande piazza all'ingresso di Augusta,
come bisognerebbe al più presto buttare da quella ex piscina che non è pare che finalmente ora questa forse la forse la... ecco questa che facciano prima un'altra facciano prima una cittadella dello sport questo o, non so se stesso tempo non so se è commissario a terra quelli che sì, però fare e poi non avere niente però questa piscina non ha più senso addirittura è diventata ricettacolo abbiamo no. testimoniato come no abbiamo fatto un servizio esclusivo ho portato anche le immagini di Sala Stampa della Sicilia all'interno è venuto di Roma è stato di Roma appunto. Quindi sarebbe opportuno buttare a terra subito. Va bene, con questa diciamo anticipazione, con questa carne al fuoco che stiamo così mettendo, ecco, subito sulla brace, ma non vogliamo bruciare del tutto, anche perché ci sono altri argomenti, anche perché Augusta ha bisogno della verità, è piena di talenti artistici e sportivi. Non solo. Ma in tutti i campi, quindi volendo potremmo davvero fare rinascere questa città. Se solo si avesse la voglia di farlo. Grazie a Massimo Scuderi. Allora ci sentiamo il 9 di febbraio e abbiamo detto in diretta streaming, la regia mi dice di sì e allora poi la regia naturalmente Tony Silvestro che ha il polso della situazione. Va bene, grazie. Arrivederci a tutti. Va bene. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.